Luigi, lui è Daisy e io sono Bo, il mago! Siete pronti a partire? Vediamo chi arriva prima alle mele, Daisy. Ciao, amici, che bello vedervi di nuovo. Guardate un po'. Tutte le nostre mele rosse sono scomparse. Erano proprio qui. Guarda! E adesso sono scomparse pure le sbarre rosse. E il mio camion rosso dei pompieri. Mele rosse, poi sbarre rosse e ora il camion rosso. Tutte le cose scomparse sono rosse. Chi può averle prese? C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va? Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozzona! La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Ci siamo quasi! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così! Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima Boh Potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Dove sono finite le vostre mele rosse? Caspita, anche le sbarre rosse sono scomparse! Molte cose rosse sono scomparse! Le avrà prese qualcuno! Chi può essere stato? Fatemi vedere! Ah! Proprio come pensavo! È la rossa Rossella! La rossa Rossella? La rossa Rossella ha soltanto il colore rosso, ad ora! Tutti i suoi oggetti sono rossi, finora! Non vuole né verde, né giallo, né blu! È solo il rosso che le piace di più! Quindi la rossa Rossella colleziona oggetti rossi? Esatto! Ma se prende tutti gli oggetti rossi presenti nel mondo, noi non potremmo vedere mai più quel colore! Addio, camion dei pompieri! C'è soltanto una cosa da fare! Trovare la rossa Rossella e riprenderci tutti i nostri oggetti rossi!
Per trovare la rossa Rossella dovrete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. La rossa Rossella! Trovate quelle 3 porte e troverete la rossa Rossella. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Oh, quindi bisogna trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3, poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico braccialetto della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima boh potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Guarda! La giungla! Chissà chi vive lì dentro! È chiusa! Ah. Ci serve la chiave! La chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come una torre! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Forza, oltrepassiamo la porta della giungla! Coraggio! Wow! In questa giungla non si vede niente! E non vedo neanche la prossima porta! Oh! Un gorilla! Eh? Che gorilla enorme! Questo gorilla non ci lascia passare! Come faremo a trovare la nostra porta? Benvenuti nella giungla del gorilla! Mamma gorilla vi farà passare se i suoi 3 colorati cuccioli riuscirete a trovare! I cuccioli da qualche parte sono a sonnecchiare! Se fate tremare il terreno, loro riuscirete a trovare! Ma come si fa a far tremare il terreno? Per far tremare il terreno, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per far tremare il terreno e svegliare i cuccioli di gorilla che dormono? Un gatto dal passo felpato? Un serpente che striscia? Un elefante che calpesta? Un elefante che calpesta! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per far tremare il terreno, dobbiamo pestare, pestare, pestare i piedi come un elefante! Guardate me!
Daisy sta davvero facendo tremare il terreno. Forza, diventiamo tanti elefanti anche noi. Siete nella vostra bozzana? Bene! Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre, via! Pestate come fanno gli elefanti! Eh? Il cucciolo arancione! Arancione! Ne mancano ancora due. Pestate il terreno con passo pesante. Proprio come farebbe un grosso elefante. Un altro cucciolo! Giallo. Continuate a pestare. Oh oh! Mi serve altra energia. Pestate con me, amici miei. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Ah? Eh? Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima Boh Potenza! Continuate a pestare! Wow! Blu! L'ultimo cucciolo di gorilla! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo trovato i tre cuccioli di gorilla! Oh! La porta! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Boh, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda, una coccinella! Io adoro le coccinelle! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Ah, oh. Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza, oltrepassiamo la porta della coccinella! Wow! Coraggio! Wow! A quanto pare qualcuno sta facendo una festa! Per caso vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì! Sarà semplicissimo! Coraggio, amici miei! Una coccinella! Una coccinella enorme! Eh? A quanto pare questa coccinella non ci lascia passare. Come faremo a raggiungere la nostra porta se lei ci ostacola? Benvenuti alla festa di compleanno della coccinella! Lei è più che pronta a festeggiare, ma le ospiti tardano ad arrivare! Per indicar loro la strada, salite in alto e portatele qua! Lei sarà felice e passare vi farà! Quindi, dobbiamo salire alti nel cielo affinché le invitate ci vedano? Ma come potremmo riuscirci? Per salire in alto e condurre le ospiti alla festa, dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Mm-hmm. Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in alto e condurre le amiche alla festa della coccinella? Un vermetto che striscia?
Un pipistrello che sbatte le ali? O una foca che applaude? Un pipistrello che sbatte le ali? Ottima scelta! Per trovare le amiche della coccinella dobbiamo agitare forte forte le braccia come fa il pipistrello. Con l'aiuto delle piume magiche! Daisy è proprio un pipistrello favoloso! Cominciamo ad agitare le braccia anche noi! Siete nella vostra bozzona? Perfetto! Ora conto fino a tre. Poi agitate le braccia con me. Uno, due, tre, via! Si vola! Usatele come se fossero delle ali, su e giù. Agitate le braccia per salire nel cielo blu. Forza, amici miei! Poca energia! Coraggio, agitate le braccia, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Guarda, le amiche della coccinella! La festa è da questa parte, signore! Davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Ancora un piccolo sforzo, amici miei! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo trovato le amiche della coccinella e le abbiamo condotte alla festa! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio amici, ballate! Un ballo super iper forte, amici miei! Regalo per te, Daisy! Che gentile! Grazie, coccinella! Vedo tutto rosso! Le lenti di quegli occhiali fanno vedere tutto quanto rosso! Sarà meglio tenerli da parte, Daisy! Non si sa mai! Potrebbero tornarci utili più tardi, sai? La terza porta! La rossa rossella! Non è chiusa! Coraggio, amici miei! È giunto il momento di convincere la rossa rossella a non prendere tutti gli oggetti rossi presenti nel mondo! La rossa rossella! E le nostre sbarre rosse! Certo che lo adora proprio il rosso. Il mio camion dei pompieri. Scommetto che vorrebbe che fosse tutto rosso. Se solo avessimo qualcosa che l'aiutasse a vedere sempre tutto rosso, senza prendere le nostre cose. Non ora, Daisy. Non posso giocare con i tuoi occhiali dalle lenti rosse. Sto tentando di pensare a... Aspetta un momento! Gli occhiali dalle lenti rosse! La rossa rossella vedrebbe sempre tutto quanto rosso! Bravo, draghetto Daisy! Sei un vero genio! Datti da fare! Amici, state a guardare! Ehi, rossa rossella! Dovresti provare questi occhiali! E la rossa rossella vide per sempre rosso, felice e contenta.
me piace molto il rosso. Ma sono felice anche di vedere gli altri colori. Ah, come il verde. Esatto, come il verde e il rosa. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Grazie al nostro intervento, la rossa Rossella ha smesso di prendere tutti gli oggetti rossi del mondo. Amici miei, siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo di Bo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Amici miei, e ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione.